Buonasera, un'abitazione di via 28 settembre e l'officina Metal Blue di via Dallari finiscono nel mirino dei ladri. Per quanto riguarda la casa, nessun grosso furto, solo danni economici per il ripristino delle porte, scassinate dai malviventi per entrare. Anche in via Dallari finisce bene, visto che i ladri si sono dati alla fuga, spaventati dal suono dell'allarme. Lo storyteller Federico Buffa inaugura l'edizione 2019 di Note d'Estate. Nel corso della serata ha parlato della realizzazione del film 2001 di Odissea nello spazio, secondo la particolarissima e futuristica visione di Stanley Kubrick. L'orchestra Arturo Toscanini ha accompagnato le parole di Buffa suonando alcuni brani celebri del film. Federico Buffa, sempre un'emozione nuova a raccontare storie di personaggi, questa sera tocca a Stanley Kubrick. Sì, diciamo che è lo spettacolo più complicato da molti punti di vista. Però è anche forse il più appagante. Non dico una parola di sport, però va detto anche che il cinema è una delle mie principali passioni. Questo è uno dei più grandi registi del Novecento e soprattutto questo film, che è stato commissionato originariamente dalla città di Parma nel cinquantennale del 1968, perché il film è del 1968, è un film che sinceramente divide un po' la storia del cinema. Noi parliamo della gestazione, cioè 4 anni ci ha messo per crearlo, il budget è lievitato a 10 milioni di dollari, tenete presente che la produzione hollywoodiana media dell'epoca era 1 milione, quindi è un film sorprendente da tutti i punti di vista, un po' maledetto, stile direi alla Francis Ford Coppola e il colonnello Kurtz, cioè è un film che ha richiesto veramente tanto anche agli attori e che originariamente aveva 220 minuti di film, 45 minuti di dialogo e neanche una componente drammaturgica. È stata un'opera veramente incredibile, ma quello che ci interessa far notare è la contemporaneità dell'assunto. Tanto è vero che rispetto alla prima volta che l'abbiamo fatto a Parma a novembre abbiamo aggiunto un finale diverso, ovvero sia io racconto delle opinioni di alcuni scienziati giapponesi che stanno preconizzando con precisione quale sarà il futuro dell'umanità in relazione al rapporto con le macchine. Ed è un futuro che non sempre hai voglia di sentire. E gli scienziati delle grandi profezie razionali, quindi un cristiano, un ebreo, un musulmano, non vogliono dire fino in fondo cosa succederà. I giapponesi, che sono degli shintoisti e che quindi danno un'anima, uno spirito a tutto, anche al non vivente, sono convinti che non ci sia problema ad ammettere che il futuro sarà di macchine che sono state create artificialmente. E questo è un po' difficile da dire nella contemporaneità, almeno per adesso. Ecco perché il messaggio di Kubrick è così unico, così speciale. E soprattutto il film cambia un pochino la percezione che anche Hollywood ha avuto di se stessa, perché non si sarebbero mai immaginati di poter produrre un film del genere e ci voleva uno come lui che comandava un rispetto quale riceveva lui. Quindi speriamo di riuscire a trasmettere un po' di questi concetti al pubblico. Quello che posso garantire è che la Toscanini suona in maniera flamboyant, proprio potentissima, e diretta dal maestro Nidi, che si sdoppia perché dirige 64 membri d'orchestra e una voce narrante, facendo stare tutti assieme, in questo caso nella stessa piazza. Allora, assessore, il modo migliore per inaugurare questa rassegna con un ospite davvero di prima fascia? Sì, stasera abbiamo un grande ospite, Buffa, come apertura delle 3 serate di Note d'Estate, è veramente una chicca, sì, possiamo dirlo. E diciamo che anche la cornice è veramente perfetta. Sì, il Palazzo Ducale è veramente una cornice magnifica. È molto bello anche poter fare le serate qua, perché riusciamo a valorizzare comunque il nostro museo, che per Sassuolo è un valore aggiunto importante. Parlando della sete di cultura di cui si parlava della città, diciamo che serate del genere sono perfette anche in questo senso. Sì, riusciamo a soddisfare comunque a un livello molto alto, culturale, sia parlando di musica, perché parlando della Fondazione Toscanini ci sta dando una grossa mano, ringrazio anche sia la Fondazione che la Cassa di Risparmio per averci fatto organizzare queste serate insieme all'amministrazione. E proprio anche i prossimi appuntamenti tireranno fuori, diciamo, di casa i sassolesi in quest'estate. Assolutamente, sì. Perché avremo la premiazione del premio dei cantatori dell'Emilia, fa molto piacere avere la serata finale, siamo molto contenti.
è morta Paola Vandelli, conosciutissima parrucchiera che aveva il proprio negozio in via Radicimpiano. Sofferente da tempo per problemi cardiaci, la donna aveva appena compiuto 49 anni. Il funerale verrà celebrato nella chiesa dell'Ancora mercoledì mattina alle 10:30. Alla famiglia e ai parenti le condoglianze da parte della nostra redazione. Questa sera al Parco Amico, la prima delle due serate di Sassuolo che incanta, un format tutto sassolese che vedrà come protagonisti le stelle del nostro panorama musicale. Tra i tanti ospiti, Alberto Bertoli, i Borghi Bros, Marco Baroni e Matteo Macchioni. Ingresso gratuito. Ed ora passiamo allo sport. Prima ufficialità in casa Volley Academy Sassuolo, in vista della prossima stagione in A2. Sul fronte tecnico confermato coach Enrico Barbolini, così come la schiacciatrice Benedetta Mambelli. I primi due volti nuovi invece sono le gemelle Rebecca e Tatiana Fucca, centrali classe 1999. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a domani. Buona serata!